La scorsa estate la Juventus ha deciso di affidare la maglia numero 10 a un giocatore che non è esattamente un 10 e che di fatto non abbiamo ancora visto, ossia Paul Pogba, lasciando quindi la 10 a un centrocampista. Ma di Dybala non se ne vede l'ombra. Sì, c'è anche il Di Maria come giocatore di talento, però alla Juventus probabilmente manca un vero 10, anche perché Di Maria raramente ha indossato quella maglia. Ecco, quindi la Juventus potrebbe cercare in futuro un nuovo numero 10. Forse però lo ha già scovato la Juventus, forse però la Juventus lo ha già pronto questo nuovo numero 10. Scopriamo quindi di che si tratta. Io però vi ricordo un paio di cose. La prima è che tante novità sulla Juventus le trovate su OneFootball. Lì trovate gol e highlights della Serie A e la potete scaricare gratuitamente dal link che trovate qui sotto in descrizione. Quindi cliccate su questo link e automaticamente e gratuitamente avrete la vostra app sul vostro cellulare. Tra l'altro qui sotto ci sono tutti i nostri vari link del nostro secondo canale YouTube, la pagina Facebook, la pagina Instagram, quindi mi raccomando, ci sono tanti modi per potersi mettere in contatto con noi, ovviamente, qui su FCM Sport. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, ma soprattutto lasciate un like, perché quelli sono importantissimi per lo sviluppo del canale. E allora andiamo alla notizia, perché la Juventus tra le mani potrebbe avere un gran bel numero 10. E stiamo parlando di un giocatore che sta facendo molto parlare di sé. Stiamo parlando di Compagnon, un giocatore molto molto interessante che la Juventus ha acquistato praticamente 2 anni fa e si è sviluppato con molta con una determinata qualità negli anni a Udine, dove passo passo ha dimostrato di avere un talento davvero molto molto importante. Poi però decide di trasferirsi a Potenzali, dove fa una scelta coraggiosa perché cerca di in qualche modo dimostrare di essere anche lontano da casa un giocatore importante. Qui, a quel punto, quando il ragazzo è a Potenza, decide di intervenire la Juventus, che vede della qualità in questo ragazzo e lo porta direttamente a Torino. Di che giocatore però stiamo parlando? Perché di Compagnon se ne parla molto. Chi segue il settore giovanile della Juventus, Under 23, Under 19, sa che questo è un giocatore di grande qualità e di grande prospettiva. Ed è un esterno, un attaccante esterno. Quindi quando parliamo di 10, solitamente parliamo di un trequartista, ma possiamo anche parlare di un attaccante esterno. E alla Juventus, soprattutto in futuro, ma serviranno tantissimo gli esterni, sia a destra che a sinistra. È un esterno che ama giocare, attaccante esterno che ama giocare a piede invertito, ideale perfettamente per il 4-3-3, comunque in un attacco a 3, dove si è proposto in vari moduli, a volte ha giocato a sinistra, a volte ha giocato a destra. Abbiamo visto l'inizio con Zauli, dove si è dimostrato un ottimo innesto. Con Brambilla sta facendo l'ulteriore salto di qualità. Questo è un ragazzo che ci sa fare e devo dire che la Juventus lo sta coccolando per poterlo poi portare in prima squadra gradualmente, ma con successo. Anche perché varie squadre di Serie B quest'estate avevano bussato alla porta della Juventus per cercare di portarselo a casa con un prestito secco o prestito con diritto di riscatto ed eventuale contro riscatto a favore della Juventus. Però attenzione, perché la Juventus ha detto no, non è il momento giusto. Probabilmente per questo ragazzo non serve il prestito in Serie B, probabilmente serve tenerlo qui e ogni tanto mandarlo in prima squadra, perché Allegri lo ha già chiamato in alcune circostanze e gli ha già fatto assaporare il campo, quello che conta, cioè quello della prima squadra. Ricordiamoci che è un classe 2001, quindi ancora molto giovane e stiamo parlando di un giocatore su cui la Juventus punta tantissimo. Stiamo parlando di un giocatore che ha un accordo con la Juventus fino al 2026, quindi è un giocatore su cui la Juventus ha puntato fortissimo. Non è un giocatore su cui la Juventus gli fa un contratto 2 anni e via. È un giocatore su cui veramente si gioca tanto. Tra l'altro un giocatore che fino ad ora ha segnato appunto 9 gol, quindi stiamo parlando di un giocatore che, o meglio, nella scorsa stagione ha segnato 9 gol, ad oggi è arrivato già a 5 gol, quindi parliamo di un giocatore che sa sviluppare calcio e ora è un giocatore che è intanto utilissimo per la squadra, non esce praticamente mai dagli 11 titolari e soprattutto è uno di quelli che riesce a impattare molto bene in gara. Stiamo parlando di un giocatore che probabilmente dovrebbe fare un ulteriore salto di qualità per cercare di capire qual è,
la sua vera dimensione. Però Allegri ha dimostrato che con certi ragazzi forse a volte non è neanche necessario il passaggio diretto, o meglio, si può fare il passaggio diretto da Juve Under 19 o Next Gen alla prima squadra senza necessariamente fare il percorso di maturazione in Serie B, cosa che in certi casi però serve. Ad esempio, secondo me un anno di prestito pieno in Serie A da titolare in una squadra come, facciamo un esempio, la Sampdoria, secondo me a un Miretti oggi possiamo dire che gli sarebbe servito, perché Miretti in questo momento serve alla Juventus e lo sta utilizzando tanto. Però guardate la differenza tra Fagioli e Miretti. Ad oggi chi dei due è andato a farsi le ossa in Serie B con la Cremonese è Fagioli. E chi dei due ad oggi è più pronto, nonostante l'inizio di campionato in cui sembrava totalmente l'opposto? Beh, secondo me in questo momento Fagioli è molto più... è più pronto di Miretti. Miretti ancora mi dà l'impressione di essere un giocatore che a volte è impreciso, a volte gli serve quella cattiveria, quell'esperienza che ancora chiaramente non ha valutato, non ha maturato. Tra l'altro il compagno ha fatto anche l'esordio in Serie A contro il Lecce, in questo periodo in cui la Juventus ha avuto tanti infortuni, questi giovani hanno approfittato per poter essere lanciati. Abbiamo visto ad esempio Miretti, lo scorso anno in una fase finale del campionato viene lanciato nella mischia e tutti apprezzano le sue qualità. Abbiamo visto Fagioli, reclamato da tanto tempo da tanti tifosi, abbiamo visto che la Juventus ora se lo sta coccolando a pieno, ma c'è stato bisogno di un periodo di prova. Chi non ha avuto bisogno del periodo di prova in Serie B è per esempio Samuel Healing Jr., giocatore che ha avuto un impatto devastante non con una squadra di bassa classifica in Serie A, ha avuto un impatto clamoroso col Benfica. Il Benfica che è arrivato primo nel girone in cui c'erano PSG e Juventus, quindi non esattamente una squadra qualunque. Eppure ormai la Juventus ha capito che questo settore giovanile può essere una fonte inesauribile di risorse, ma non va adottato lo stesso tipo di schema con tutti. Alcuni hanno bisogno, anche se sembrano ad occhio più bravi, perché Fagioli di quel gruppo lì sembrava il più bravo di tutti già 4 anni fa, quando Allegri ne parlò benissimo nel 2018, e quando il ragazzo non aveva neanche 18 anni e sembrava chiaramente il più bravo di tutti, e forse lo è. Però comunque per una questione caratteriale, per una questione tecnica, per una questione di mentalità, di personalità, aveva bisogno di un periodo di crescita, di maturazione, di esperienza, la famosa gavetta. Te la fa in Serie B con la Cremonese. Tra l'altro quest'estate era molto vicino di nuovo al prestito alla Cremonese, poi la Juventus lo ha tenuto, ma anche lui ha puntato i piedi per rimanere in questa Juventus e probabilmente ha fatto bene. Però ci sono alcuni che hanno bisogno, altri no. Un compagnone potrebbe far parte di quella cerchia di giocatori che non ne ha bisogno, come ad esempio Samuel Junior, come ad esempio Miretti. Però ci sono degli esempi, come quelli di Fagioli, in cui secondo me un anno in prestito in una squadra che ti fa maturare serve. Ad esempio stiamo vedendo con Ranocchia, Filippo Ranocchia è al Monza in questo momento e sta crescendo molto, sì, però secondo me aveva bisogno di andare in una squadra che gli consentisse di poter essere un po' più titolare. Cioè, se tu vai in una squadra dove ci sono Rovell, Sensi e Pessina, il Monza, che sono tre centrocampisti di un certo livello. Pessina è un giocatore che giocava titolare nell'Atalanta e ha giocato a Euro 2020. Sensi era stato chiamato per Euro 2020 e giocava nell'Inter, poi si è infortunato e non c'è potuto andare. Rovell è un giocatore di proprietà della Juventus ed è un signor giocatore della nazionale Under 21. Cioè, sono tre giocatori in cui se il Monza ci punta vuol dire che li mette titolari. Quindi con Ranocchia avrei fatto una scelta diversa, cioè l'avrei mandato a giocare in una squadra dove c'era, diciamo, meno concorrenza a centrocampo. Ora sta giocando un po' di più perché si è fatto male Sensi, però in generale io l'avrei mandato altrove. Però a prescindere da questo, a Ranocchia sta servendo questo periodo di maturazione in Serie A, perché poi anche lì la differenza sta anche nella scelta tra Serie A e Serie B. Io credo che Compagnon potrebbe andare l'anno prossimo in prestito addirittura in Serie A, cioè farsi un anno in Serie A in una squadra o una neopromossa o una squadra che magari ha voglia di investire sui giovani. Ad esempio l'Empoli, facciamo un esempio, l'Empoli ha fatto un lavoro strepitoso con l'Inter, con per esempio con Pinamonti, quest'anno lo sta facendo non eccezionale ma comunque discreto con Satriano, cioè prende dei giovani in prestito e magari poi ne beneficiano le squadre che proprietarie del cartellino. Pinamonti è stato venduto all'Inter grazie al prestito con l'Empoli.
Ecco, Compagnia non potrebbe essere una soluzione del genere, cioè preso dall'Empoli in prestito, poi magari cresce l'anno dopo te lo ritrovi già pronto per la prima squadra. Staremo a vedere, comunque è un giocatore molto interessante che secondo la Juventus si potrebbe davvero trovare tra le mani un bel prospetto per il futuro. Voglio sapere che pensate voi, quindi se vi piace questo ragazzo, se è un giocatore che secondo voi può essere davvero da Juventus, oppure se ci sono dei limiti caratteriali, tecnici o tattici che ancora non vi convinco, di Compagnon.